Io voglio che tutti mi vedano. See my face? See my face? You see my face? Tutti devono vedere la mia faccia, il mio volto, il mio brand. Se non è un volto, è un brand. Devono vederlo tutti i giorni. Chi vi conosce? Quante persone conoscono il vostro nome? Quante persone vi conoscono sul mercato? Il più grande problema è l'anonimato. Quando uno non mi conosce, mi girano talmente i maroni, scusatemi il termine. Se non mi dice Giacomo Freddi prima lui di me, mi dà fastidio. Perché ho obiettivi grandi. Non mi conosci? Colpa mia. Prima cosa che dico, colpa mia. No, non ti conoscevo, colpa mia. Quando i prospect te lo dicono, siamo in call di vendita, non ti conoscevo, colpa mia, che non ho fatto ancora abbastanza per farmi conoscere. Quindi, cosa vuol dire anonimato? O non mi conosci, oppure mi hai conosciuto per un po', ma poi dopo un po' sei tornato indietro. Quindi voglio essere sul mercato in modo ripetitivo. Prima per farmi conoscere, poi per strecciare fino a che uno non mi conosce per sempre. E ripeto, parlo di me come personal brand e parlo del brand in particolare. Voglio farmi conoscere, voglio che tutti mi conoscono. E qui però c'è il problema del paradosso content is the king. Per me cash is king, no content. Abbiamo parlato con persone che hanno migliaia di follower su TikTok, su Instagram, eccetera, e fanno praticamente niente, la fame. Ok? Non vuol dire niente avere un seguito se non lo sai monetizzare. Uno si mette a fare contenuti, 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 diventa un content creator invece che un imprenditore. E poi non ha il tempo di fare tutto il resto. E racconto una piccola storia personale di quando ho cominciato a pensare più in grande. E ho detto, quando ho cominciato a pensare in grande ho realizzato, ma forse mi devo far conoscere da molte più persone. Magari 1 milione, 2, 3... 10 milioni, ma perché non tutta Italia? Perché non tutto il mondo? Voglio dire, noi adesso abbiamo cominciato sempre con il team a pensare sempre più in grande, ma la nostra vision è che un giorno la metà della popolazione, come Apple, usi un nostro prodotto, usi un nostro servizio, qualunque cosa sia. Non so se saranno quelli attuali, sicuramente no, per raggiungere la massa, ma questo è quello che vogliamo. L'ha fatto una persona come me in carne ed ossa, lo facciamo tutti. Decidetelo adesso, da quante persone volete farvi conoscere. Quando avete scelto le persone, non mirate in piccolo, non 1000 persone, mirate 10.000, 20.000, 30.000, 1 milione, 7 miliardi, perché non 7 miliardi di persone? Dico, Messi vai a Miami, adesso sembra un dio, è dipinto ovunque adesso Messi, ok? Quindi voglio farmi conoscere dappertutto, però sistemiamo alcuni errori. Il primo è pensare che devi avere il miglior prodotto. Per tutti voi perfezionisti, come dicevo ieri, e noi perfezionisti perché lo sono anch'io, tutti i giorni, tutti i singoli giorni vincono sul mercato prodotti più scadenti di altri. Io lo so, perché ho sempre creato prodotti migliori e sono convinto che i miei sono i migliori in assoluto, sono i più veloci, i più semplici, i più rapidi, anche se costano di più sono più convenienti, sempre, perché ottengo risultati più veloci rispetto a qualsiasi altra cosa. Eppure ho perso nel mercato per diversi anni. Perché? Perché non erano i più conosciuti, perché vedevo altre persone che facevano molto di più, ne vendevano molto di più, con più alto volume e più alto prezzo e andavano sul mercato. Avevo il mio prodotto, secondo voi? No. Avevo il mio prodotto, ma non ce l'avevo. Perché che cazzo di prodotto è buono se non lo usa nessuno? Un prodotto è buono se lo usa qualcuno? O è buono quel prodotto che è un po' più scadente ma almeno lo utilizzano? Io se non ho un prodotto, se non riesco a farlo promuovere, se non riesco a farlo conoscere e non riesco a farlo acquistare, quel prodotto anche funziona, è figo. Quanti imprenditori sento, questo è il migliore, però c'è quello lì, tizio Caio, con un prodotto di merda, fa tutto lui. Fatti due calcoli, fatti due conti, fatti due domande, perché il suo funziona almeno, anche se peggio, funziona, almeno, il tuo non funziona. E questo è quello che sbagliavo anch'io. Quindi ricordatevi questo, sul mercato non vince il miglior prodotto, vince quello più conosciuto. Dovete mettervi in testa questo. È inutile che vi diventate ossessionati dal prodotto, 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 se non diventate ossessionati dal marketing, che deve essere più importante del prodotto. Poi il prodotto continua il marketing, perché se il prodotto fa schifo, le persone non ti fanno il referral, le persone non vengono sul palco, le persone ti sparlano male dietro e quindi finisce tutto. Però prima ci vuole il marketing e quel marketing bisogna moltiplicarlo, ecco perché la P di promuovi è P per 3, promuovi, promuovi, promuovi. Se un giorno apro Instagram e vedo solo 3 storie, a volte capita, mi incazzo, 3 storie? Ne voglio 15, ah ma la vedo meno persone, sì ma ne vedono solo 3, ok? Voglio essere ovunque, 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 ancora mi girano un po' le balle perché non siamo su Twitter come vorrei, non siamo sulle altre piattaforme come vorrei, siamo in pochi ancora. Per farvi capire questa cosa, che il peggior prodotto vince, chi è che vende merda qui? Qualcuno me l'ha detto prima che girassi la slide, ok? Per alcuni può essere merda, per alcuni no, non ci prendiamo in giro. Io anch'io bevo la Coca-Cola Zero, è merda, la Coca-Cola Zero è merda. Eppure, fanno quanti miliardi? Andate su Google e vedete quanti miliardi fanno.
Perché sono i più conosciuti? McDonald's, vabbè, è buono, McDonald's è buono, vabbè, è merda anche quella. Ok, vendono prodotti di merda che non cambiano la vita delle persone, anzi, fanno male, se non unire la famiglia in alcuni casi. Ok? E comunque vincono. Quindi ricordate, diffusione migliore vince su prodotto migliore. Qual è lo scopo numero uno di un'attività? Lo scopo numero uno è fare soldi, vendere, vendere e fare profitti. E lo scopo di un'attività è fare profitti e con questi cambiare la vita di chi lavora per l'attività, del proprietario e dei clienti. Questo è lo scopo di un'attività. Easy, non è più complicato. Ora, perché le persone non acquistano da te? Perché non si fidano. Perché non si fidano, secondo voi? Perché non vi conosco. Semplicemente, se uno non vi conosce, non si fida. Io posso incontrare la miglior persona al mondo, ma appena gli do la mano non mi posso fidare istantaneamente, è impossibile. Poi c'è quella persona che appena mi vede compra, 2%. Tutte le altre compreranno più avanti e quindi mi deve vedere, poi rivedere, poi rivedere. Quindi qual è lo scopo numero uno di imprenditore, professionista, CEO, AD, chiamatelo come cazzo vi pare? Lo scopo numero uno, il primo è fare marketing, il secondo è fare marketing, il terzo è fare marketing. So qualcuno in famiglia che va dall'altra parte, devo convincerlo a venire dalla mia. Quindi marketing per la famiglia, due per il team. Io tutti i giorni devo ristrecciare il mio team, tutti i giorni, come? Con la comunicazione, con quella che abbiamo visto stamattina. Con il marketing devo capire cosa vogliono, devo dirgli: se fate questo ottenete questo risultato, facciamolo insieme, abbiamo il committente? Sì, facciamolo insieme. Tre, vuoi fare marketing per la mia audience? Anzi, prima della mia audience, mettiamo un 3 e poi un 4, l'audience è l'ultima. Tre, vuoi fare marketing per i miei haters, ma tra questi haters per i miei competitors. Sapete perché? Perché se i miei competitors mi vedono ovunque, 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 a chi pensano? Alla propria attività o a me? Pensano a me invece di pensare a se stessi. Voi lo sapete, perché quando pensate ai vostri competitor, ma guarda lì quel prodotto che sta facendo, guarda lì, mamma mia, no, è una puttanata quella, ma cosa dice? Cosa faccio? Invece di mettere questa energia nella mia azienda e nel mio promozione, la metto lì dentro. Ecco perché a volte i ragazzi mi mandano i messaggi: oh, guarda, questo ha sparato male. Bene, bene, fregatene e continuiamo a fare marketing. Sommergiamoli, li asfaltiamo. Noi usiamo questo termine, asfaltiamo la concorrenza. Li vuoi asfaltare tutti quanti? L'Italia deve essere in questo settore il mio. Ecco come pensiamo noi. Questo è quello che stiamo pensando. E lo stiamo facendo perché stiamo aggiungendo prodotti e servizi sia in orizzontale che in verticale. Orizzontale e verticale, perché per ogni prodotto o servizio creiamo il sistema che vi sto mostrando. Crea un prodotto, masterclass, tonnellate di case di studio. Solo con quello abbiamo fatto diversi milioni. Funziona? Aggiungiamo l'impact, aggiungiamo l'altro, ripeto il sistema. E più lo faccio, più profitto teniamo, più ci espandiamo e più facciamo promuovi.